Sei pronto ad aprire il cofano? Giustula moltissimi tutorial! E per i ricambi la scelta giusta è l'app Mister Auto. Pratica, veloce e più conveniente del sito. Per cambiare l'olio devi comprare un nuovo filtro, un detergente pre-cambio e un bidone per l'olio. I prodotti e i componenti necessari li trovi nella descrizione del video, assieme a un link per sapere quale e quanto olio ti serve. Spegni l'auto. Tira il freno a mano. Tira la leva di apertura del cofano e aprilo. Apri il tappo di riempimento dell'olio. In tal modo, quando sarà il momento, l'olio uscirà più rapidamente. Prima di ogni cambio dell'olio e prima di svuotare il filtro, ti consigliamo di aggiungere al motore un detergente pre-cambio. In tal modo potrai sgrassare il motore ed eliminare i residui più ostinati, ridurre il consumo di olio e di carburante e ridurre anche le emissioni inquinanti in previsione di un controllo tecnico. Prima di usare il detergente, lascia l'auto in marcia per 5 minuti perché l'olio sia un po' tiepido. Poi aggiungi il prodotto e lascia in moto per 10 o 15 minuti col motore al minimo. Dopo aver aggiunto il prodotto, non devi guidare, quindi cambia l'olio subito dopo. Per svuotare il filtro dell'olio, bisogna prima sollevare la parte anteriore dell'auto per accedere al bullone del serbatoio dell'olio. Solleva la parte anteriore dell'auto e appoggiala sui cavalletti. Ti consigliamo comunque, prima di iniziare, di guardare la nostra guida sollevare l'auto in sicurezza. Adesso puoi rimuovere il basamento di plastica, se c'è, e accedere al bullone del filtro dell'olio. Adesso puoi vedere il bullone del filtro dell'olio. Usa una chiave a bussola con bussola da 14 per sbloccare il bullone del filtro dell'olio. Poi finisci a mano. Stai attento sugli ultimi giri di vite, perché l'olio potrebbe uscire di colpo. Dovrai avere già preparato un bidone per il recupero dell'olio. Anzi, puoi costruirtene uno. Guarda il video come costruire un contenitore di raccolta di liquidi. L'olio è un po' caldo, ti consigliamo di usare dei guanti. Fai uscire l'olio per 10 minuti. Quando cambi l'olio, devi cambiare anche il filtro. Al filtro si accede da sopra. Usa una chiave per il cambio olio quadrata per sbloccare la flangia del filtro dell'olio ruotandola in senso antiorario, finché non ruota facilmente. Finisci di svitare a mano. Quando esce, giralo verso l'alto per evitare di spandere l'olio. Tutti i componenti utilizzati in questa guida sono forniti dai nostri soci fidati e anche loro ci aiutano a produrre sempre più tutorial. Trovi il link nella descrizione. Stacca dalla flangia la cartuccia filtrante, facendo leva con un cacciavite piatto. Usa un cacciavite piatto sottile per rimuovere la guarnizione di gomma che sta sotto il bordo della flangia. Pulisci la flangia del filtro con del detergente per freni e un panno. Prendi il nuovo filtro. Sostituisci la guarnizione con quella fornita col nuovo filtro. Ungi bene la sua superficie. Inserisci il nuovo filtro nella flangia. Dovrai sentire un clac quando si incastra. Riavvita il filtro. Fallo a mano finché non tocca.
Per stringere, usa la chiave per il cambio olio quadrata. Attenzione, su questo tipo di filtro può capitare che la nuova guarnizione sia più spessa della vecchia, il che complica la chiusura. Bisogna quindi assicurarsi che il bordo della flangia sia ben placato contro il supporto metallico del motore. Sostituisci il bullone con uno nuovo e avvita quello nuovo. Inizia a mano e finisci con la chiave, ma senza esagerare. Adesso bisogna rimettere l'olio nel motore. Questa operazione va svolta con molta attenzione e precisione. Per cominciare, rimetti a posto il basamento. Poi rimetti al suolo l'auto. Perché la verifica del livello dell'olio va fatta con il veicolo orizzontale. All'inizio mettici il 90% della quantità necessaria. In tal modo potrai tenerti un buon margine per correggere il livello. Nella descrizione del video trovi la quantità esatta necessaria per la tua auto. Chiudi il tappo, accendi il motore e lascia acceso per 30 secondi. Così il filtro dell'olio si riempirà. Estrai l'asta di controllo dell'olio e puliscila. Rimettila, estraila e controlla il livello dell'olio. Il livello ottimale è vicino al massimo, ma attenzione a non superarlo. Regola il livello misurato fino ad arrivare a quello ottimale. Operazione conclusa. Ciao, sono Nono di Usetool. Spero che questo video ti abbia aiutato a fare manutenzione sulla tua auto. Aiutaci anche tu. Contribuisci al nostro successo in modo che possiamo produrre sempre più tutorial. È semplicissimo. Basta lasciare un like, scrivere un commento e iscriversi al canale. Ci aiuta tantissimo. Ciao, grazie.